Nel cuore del parco del Beigua, adagiato in una profonda vallata circondata da rocce e alberi d'alloro, pini marittimi, lecci e altra vegetazione, scorre allegro il rio Lerca. Il suono dell'acqua che salta in piccole cascate si ode sin da lontano, ma nulla riesce ad anticipare quella che sarà la vista una volta arrivati alla meta, il lago Dumei, a Lerca. Una vera meraviglia della natura, una delle più belle marmitte dell'Appennino Ligure. La fatica del cammino fra dure rocce, paesaggio selvaggio con rami di alberi che creano stipiti naturali e fiori che in primavera sbocciano e rendono pittoreschi i sentieri, viene ampiamente ripagata dalla vista del lago Dumei a quota 213 metri. L'acqua del rio Lerca, dopo essersi fatta spazio fra le rocce, si getta baldanzosa in una marmitta profonda anche 5 metri e diametro 12, che ha una tipica rientranza di lato. Sembra proprio una mela, come ricorda il toponimo dialettale Mei. Non esistono indicazioni di sentiero per arrivare al lago Dumei e bisogna seguire dei percorsi non segnalati. In primavera, lungo il percorso, non è difficile trovare rose canine, margherite, cicorie o asparagi selvatici. Dopo alcune ripide salite si arriva nel vallone del rio Lerca. Da qui si gode di un panorama mozzafiato. A nord l'ampia vallata e il monte Rama che si erge maestoso e a sud un lungo tratto di costa con l'azzurro del mare che si fonde con quello del cielo. Ecco che finalmente, dopo circa 40 minuti di cammino, si arriva a destinazione. Una fatica ampiamente ripagata dai suoni, dai colori, dai profumi e dalla maestosità di una natura incontaminata.